Gali. Uè, sì, bella Gali, però cos'è sta puzza? Sono uscito dalla melma. Ok, sì, ho capito, però cerca di lavarti, eh. Allora, avrei avuto tanto successo con Nina Nanna. Cioè, con tutti questi soldi, cos'è che mi hai fatto? Compro una villa alla mamma. Gali, ho sentito che hai dei problemi ultimamente. Ammetti, hai legato i soldi, vero? Non è per soldi, giuro, voilà. Ma stai zitto, che hai più soldi di un politico! Sono un po' lì. Vabbè, lasciamo stare che con te non si può parlare. Comunque, ho sentito che... Cioè, eravate in ma tu e tua mamma eravate in macchina insieme e vi siete bucati una gomma. Com'è che avete fatto a tornare a casa? Torniamo a casa in carro attrezzi. Ok, ora dico... Ora dico... Allora, questa qua è il penultimo, poi c'è l'ultima. Allora, ora dico... Gali, ma... Passiamo alle cose un po' tristi, cioè, sotto i tuoi commenti ci sono molti insulti, dicono che questo non è rap, sono parole messe a caso. E poi tu stoppi. Vabbè, Gali, ora passiamo oltre le cavolate, parliamo di cose serie, diciamo. Che sotto il tuo video, Nina Nanna, quello che hai caricato un mese fa, più o meno, cioè, oltre ai commenti belli, con i commenti positivi c'erano anche gli insulti, cioè, ma... Cioè... Dicono che non è rap il tuo, non è rap il tuo, sono parole messe a caso. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine della parodia. Allora, vi premetto che, cioè vi premetto, siamo alla fine del video, però vabbè, vi premetto che siamo, che... Allora, calmo, respira, somatizza e parla. Allora, che la canzone mi piace molto, non era assolutamente da prendere in giro, anzi, cioè... Appunto, mi piace molto, come più o meno a 11 milioni di visualizzazioni a questo video, e a 11 milioni di persone piace questa canzone. E vi dico di iscrivervi al canale, di lasciare like se vi è piaciuta la parodia, di lasciare like se non vi è piaciuta. Detto questo, ciao!